Ragazzi, buongiorno. Vi ho sempre nascosto questa cosa, ovvero che tutti i weekend per un'ora io e Mua abbiamo una cosa da fare, ovvero portare Bella al suo mini parco giochi preferito. Siamo per assistere alla sua discesa. Siamo praticamente nel centro commerciale vicino a casa nostra, che sì, non è certo il mio posto preferito, però è anche vero che Bella si diverte un sacco, quindi alla fine ci fa piacere passare un po' di tempo qua. In realtà qua ci sono anche dei negozi carini, si mangia bene, quindi come alternativa al centro commerciale più grosso, che è il Central, sicuramente si può venire a fare un salto qua se dovete mangiare, farvi un massaggio, farvi le unghie, far giocare i bambini. Oggi in teoria saremmo dovuti partire per una vacanza con i miei amici, ma due settimane fa abbiamo deciso di rimandarla perché abbiamo impegni di lavoro, siamo incasinati e non riusciamo. E dovevamo andare a vedere delle isole, stare via più o meno una settimana. Abbiamo deciso di spostare a novembre, non vi dico dove, niente, non vi dico niente, sarà una sorpresa. E onestamente non vedo l'ora di partire e mi dispiace anche non essere partita oggi, però obiettivamente ragazzi abbiamo da lavorare ancora alta stagione, quindi era un po' un casino. Comunque niente, siamo qua, vi faccio vedere la mia vita quotidiana qui a Phuket. Oggi è una giornata abbastanza carina perché è sabato, quindi cerco di lavorare un po' meno. Adesso mi sono presa un tè al kumquat, che è tipo un agrume, non so se lo conoscete, io ce l'avevo a casa a Mantova, tipo dei pallini, dei micro arancini. Molto buono, amaro, senza zucchero, buono. Aspetto che Bella finisca di giocare. Poi in teoria vorrei andare in un posto dove vendono robe per la casa, che si chiama Vatsadu. Poi andiamo a pranzo. Poi niente, torno a casa a lavorare un po', che sto lavorando al sito web di Viaggia Phuket, però non lo vedete ancora perché sto facendo tipo un editing, non è ancora dal vivo diciamo, quindi non lo vedete, però ci sto lavorando. E alle 5 appuntamento alla palestra come al solito. Basta, venite con noi e vedete la nostra vita quotidiana. Thank you. Stamattina sapete cosa ha fatto Mua? Ha bevuto il caffè con il sale. Mua, cosa hai fatto stamattina? Hai bevuto il caffè col sale? Perché praticamente ieri lui si è dimenticato lo zucchero fuori e tutte le formiche sono andate nel barattolo. Quindi io bastarda cosa ho fatto? L'ho messo nel freezer, mi dispiace per le formiche, però insomma si era proprio riempito il barattolo pieno. Stamattina io mi sono fatta il caffè, ma io non metto lo zucchero nel caffè. Arriva lui, apre la credenza e non vede lo zucchero, non è che pensa, perché no, vede il primo barattolo a casa. E sapete cosa ha fatto? Ha preso quello del sale, ma non ha detto niente, se l'ha messo nel caffè. Poi io ero nello studio a lavorare, sento a un certo punto nel silenzio più totale, sento poi vedo la porta del mio studio che si apre e fa: ma dov'è lo zucchero? Mua, dai un pugno su. What?
bella, cos'è che devi comprare, moi? Water for bella. Ah. For the school. Ah, ok. Quale prendi? Vabbè, intanto che scegli vado a comprare un paio di cose anche io. O meglio, comprerei tutto ogni volta che entro qua dentro in questo negozietto che si chiama Mr. DIY e ha tante cosine per la casa. Devo comprare uno di questi specchi per l'ufficio che dovrebbero essere da qualche parte qua. Poi andiamo appunto al Taivatsu, come vi dicevo. Vabbè, metto un attimo giù il telefono perché devo cercare quello specchio. Sto facendo chilometri e chilometri inutili. Eccoli qua. Andiamo a pagare, su. Piano, dai, give to the lady hand. Brava. Quanta roba ha preso? La tartaruga, la rana, no, quello è per la mamma. La tartaruga e la rana con le bolle. Praticamente io posso rilassarmi, guarda, adesso ho mia figlia che mi aiuta. Dalla alla signora, bella. Stai attenta alle macchine, zio Pino. Vai nel carrello, ecco, dammi la mano, dai. Dalla al papà, dalla a chi vuoi tu, basta che andiamo. Questo qua è tipo, sì, te la do anche io. Questo qua è tipo, non so, in Italia, il brico, il Leroy Merlin, boh. Si chiama Tai Watsadu. What's a do? E ci sono tutte le robe per la casa, ma nello specifico devo vedere un paio di robe per l'ufficio, che tipo un ripiano della cucina. Vabbè, qua in Thailandia è una roba un po' particolare le cucine. Vabbè, ma allora la ordino online, cioè non ha senso quella lì, alta un metro una banana. No, a me serve un'altra che fa tipo così. No, la ordino online. Adesso non ci soffermiamo a farvi vedere tutto quello che c'è qua, ma credetemi che c'è veramente qualsiasi cosa, ok? Ma veramente qualsiasi cosa per la casa. E ripeto, non sto qua ad addentrarmi nel supermercato perché... abbiamo anche una certa fame, però questa è solo la sezione delle pitture, per dirvi. E non penso che sia neanche il più grande di Phuket questo qua, però di sicuro per noi è più comodo perché è a due passi da casa. E ci sono anche i famosi tubi blu, vedete? Qua in Thailandia ci costruiscono praticamente qualsiasi cosa. Comunque siamo arrivati al punto, perlomeno qua in Thailandia, che le cose conviene comunque comprarle online, perché trovi le stesse identiche cose che trovi online, le trovi nei negozi, però col doppio del prezzo. Cioè, finalmente, alla buon'ora, con calma, take your time. Cioè, tipo queste qua ormai online le trovi a 300 baht, la metà. Questa è bella. Ecco, questa a un buon prezzo potrei comprarla, 680 costa meno che online. Calina, belle ste caline, ce ne hanno un paio che le compro. Molto carina questa calina, che in realtà ne abbiamo già quattro così bianche in ufficio, però le ho prese online, le ho pagate, ma no, cosa sta dicendo, online le ho pagate 490 baht. Niente ragazzi, bisogna tutto da dire perché non è corretto, però bisogna venire a vedere le cose tipo dal vivo qui, cioè qui negli altri negozi, e poi comprarle online, perché comunque ci fanno dei rincari, ragazzi, che sono veramente, cioè, tanto, non è che c'è tipo un margine, no, c'è un bel marginone. Ma ragazzi, ma dai, ma insomma, voi due, vabbè, ciao, io ho comprato l'orologio per l'ufficio sempre. Sì, ci vediamo dopo, vado a vedere bancali delle cucine. La vieni qua che facciamo vedere una cosa che io non sopporto delle cucine Thai. Sono basse. Allora, questa dovrebbe essere l'altezza che piace a me, ma vedete che c'è una specie di gradino. In realtà le cucine sono basse. A me piacerebbe avere il bancone della cucina a questa altezza qua, perché si lavora bene.
no? E invece le fanno, cioè anche ma casa mia poi non è neanche delle più basse. Vedete che c'è sto gradino, ti arrivano qui. Quando, anche quando lavi i piatti, sei sempre così ingobbito, ti viene mal di schiena. Infatti faccio lavare i piatti solo a lui adesso. Non ha capito. No, ma non è questo che volevo vedere. Devo vedere i banconi quelli piccolini, perché ci manca proprio un bancone là. Questi gas sempre così, mamma mia. No, no, no. Non c'è proprio la cultura, cioè non è che non c'è la cultura di cucinare, per carità, c'è tantissimo qua, però non c'è la cultura della cucina come ce l'abbiamo noi in Italia. Eccoli i banconi, questi mi serve. Sta roba qua, tipo una roba così, coi piedini, perché già sono bassi di loro. L'ultima cosa che volevo vedere, poi andiamo a mangiare, sono i gas per la mia casa, però attenzione, da mettere è incassato, si dice, perché io a casa ce l'ho, quella casa lì ha 30 anni, va cambiato. Questi li chiamo quelli dai DJ, ce ne abbiamo anche uno da qualche parte a casa, però ecco, mi servono questi, che ovviamente costano un pacco di soldi, perché online li ho visti a 100 euro in meno, tipo, fuori di testa. Comunque sono quasi tutti standard, 1 e 2, e quindi fuori da casa, nella cucina fuori, mi toccherà comprarne uno così. Questo ha 3 fuochi, un miracolo. Mua, guarda, questo ha 3 fuochi. Adesso gli faccio la foto e me lo cerco. Questo anche. Smack. 24.000 baht. Con le manopole arrugginite. Non l'avrà mai comprato nessuno. Però il problema, sai qual è? Il problema è che io da fuori ce l'ho fatto così, quindi sarà facile rimpiazzarlo. Ma quello della cucina, in realtà, che ho dentro casa, è tipo verticale. Tipo non c'è manco qua quello fatto verticale. No, niente, non lo cambierò mai. Faccio prima di demolire la cucina. Ah, eccoli qua. No, sì, quello lì. Bella, facciamo un incidente, stai attenta. Ecco, tipo quello in casa dentro è fatto così, quindi vuol dire che dovrò comprare un'altra roba analoga. Questo, mua, guarda questo qua. Ci facciamo un bel pentolato, una wok, no? Con il pad thai per tutti quelli che ci vengono a trovare. Bella, lascia stare le spazzoline, dai, andiamo a mangiare veramente. Ma che bella questa qua per farsi i grattini. Niente ragazzi, cambio di programma. Siamo finiti qua con Bella in questa piscinetta bar al ristorante vicino a casa, perché il ristorante dove volevo portarvi oggi, che è un ristorante thai, è chiuso, e credo che sia chiuso per il semplice fatto che siamo entrati nel periodo di Ramadan e i proprietari del ristorante, credo, siano musulmani, quindi era chiuso, e quindi abbiamo ripiegato qui, che è una specie di bistro ristorante, c'è uno schiuma party anche là in corso, con questa piscinetta per i bambini, perché almeno così Bella si sfoga. Poi devo dire che questo posto è carino, e mi pento di non avere il costume da bagno, perché andrei in acqua anche io, c'è un caldo pazzesco. E vabbè, mi sono fatta portare la mia Coca-Cola Zero e ho ordinato, vabbè, sempre solito alla fine quando è domenica, la pizza, i nacho e una bruschetta. E no ragazzi, oggi veramente la mia intenzione è andare a mangiare thai, però ci andiamo un'altra volta in quel posto perché è nuovo, mi ispira un sacco, però purtroppo oggi no. C'è Bella che si sta divertendo un sacco, ma siccome ce l'ho solo con i pantaloncini, non con il bikini, non la riprendo, perché non si sa mai che riprendo. Sicuramente lo sapete già perché avevo fatto un post qua su YouTube, ma ormai 3 settimane fa Meta mi ha disattivato il mio profilo di Instagram, che si chiamava Giulietta / sotto mal di terra di volo. E mi hanno detto che ho violato le linee guida della community, anche se non so che cosa io abbia mai fatto di così strano, perché comunque il mio profilo Instagram non solo non aveva niente di strano, ma le stesse identiche cose
che avevo su quella pagina lì si ripubblicavano in automatico sulla mia pagina Facebook Giulietta Maliterra di volo, tali e quali, e quella lì non c'è nessun problema, quella cioè tutte le spunte verdi, va benissimo. Ho provato a contattare Meta, mi hanno risposto che non mi possono dire la motivazione, cioè io ho ricevuto proprio una email da un certo Lorenzo che lavora a Meta, che mi dice che ho violato le linee guida della community, ma non mi possono dire il perché o perché non lo sanno. Comunque sia, tipo arrangiati. E poi sotto mi ha scritto: se vuoi puoi tipo farci causa. Vabbè, vabbè, farò causa a Zuckerberg, perché io ho i soldi, no, per far causa a Facebook. Ma vabbè, comunque sia, ovviamente adesso ci rido su, ma ragazzi, io sono veramente incavolata per questa storia, perché a parte il fatto che c'è un sacco di clienti che mi scrivevano anche su Instagram, avevo tante persone che mi seguivano, quindi ogni giorno io postavo le mie storie e interagivo con voi, ci scrivevamo messaggi. Ma la cosa che mi fa veramente imbestialire è che lì c'erano più di 1200 post, quindi foto e ricordi, perché avevo aperto quella pagina lì praticamente, senti che parte il Gangnam Style, avevo aperto quella pagina lì, facevo ancora l'assistente di volo, era più di 10 anni, quindi cioè potete immaginarvi come mi sento. Vi immaginate mi cancellano questo canale? Cioè sono, non ce la posso fare a aprirne un altro. Allora ragazzi, mo è bella non pervenuti, però qua è arrivato un piattone di nacho al formaggio col coriandolo. Ma basta questo coriandolo, perché esisti? Cioè diccelo, perché ti hanno inventato, madre natura ci ha fatto questo scherzo. Sai, di saponetta tu non dovresti esistere, come le zanzare, coriandolo e zanzare, no. Poi abbiamo lì una bella pizza di mua, prosciutto e rucola, vabbè, fatta qua in Thailandia, e le mie bruschette che le ha date a lui. Adesso lo chiamo qui. Mua! Mua! Vabbè, intanto che arrivano, sta sporcellati. Dai, bella, vieni a mangiare, dai! Mamma, mangerai mica da sola? Sì. Stanno arrivando. Dai, non sembrano malissimo per essere a pupi. Un attimo, bella, che ti copriamo, che non si sa mai che ci chiudono il canale qua. Mi raccomando, ecco qua. Boh. Papà, tu puoi prenderti una sedia da lì. Bella, non posso aspettare un minuto di più. Aspetta che c'ho il piatto, amore. Aspetta. Ma che fame. Ma che fame. È buona, bella? È buona? Ti hanno detto soli. Ehi, mangiatrice di pizza, è buona? Scotta? Fame che ha? Mangi nacho? Ma io no. Un pochino, no, meglio di no. Assaggiamo il pane con i pomodori e il prosciutto, perché chiamarla bruschetta non lo so. È un panino col prosciutto, i pomodori, l'aglio e la mozzarella. Mua, mangia i nacho, perché li ho comprati anche per te, perché l'altra volta dice che invece hai i nacho, mo te mangi i nacho. C'è della fame qua che gira, Addio foresta, c'è una gru che sta distruggendo praticamente tutto il retro di casa mia per costruire non si sa bene che cosa, speriamo non sia un palazzo di 10 piani. Piante, vedete? Quelle piante là, ecco, io sono sicura che buttano giù, Nicio, stai guardando anche tu, sì, io sono sicura che butteranno giù anche
quelle là, sicuro. Chissà quanti anni hanno, che schifo. Calcolate che io prima quel pezzo lì, non vedevo il cielo, era tutto coperto. Ieri sera sono passata col motorino là, nell'altra strada, a guardare. Hanno steso tutto, raso tutto. Lì c'era una giungla che chissà quanti anni, non c'è mai stato costruito niente. Zio Pino arrivo a vivere qua io, spaccano su tutto. Niente, vedremo stasera come ci ritroviamo. Vedremo il tramonto d'ora in poi, perché prima non lo vedevamo perché c'erano tutte le piante. Però almeno le mie palme sono salve. Queste qua non le posso tagliare perché sono mie. Che pizza, oh. Vabbè, buongiorno. Sono in pigiama, tutto rotto sto pigiama della serie. Meglio, non dovrei farmi vedere così su YouTube, ma vabbè. Appena sveglia, senza trucco, non mi sono neanche lavata la faccia. Sono le 8:35, ma è bella, stanno ancora dormendo. Non ho idea cosa faremo oggi. Stare a casa, pulire, stare un po' tranquilli o andare tipo al mare. Perché passerò tipo la giornata qua a guardare. Sarà che zoom, a guardare che mi stanno distruggendo. Ah, la mia giungla tropicale. Questa casa io l'amo per questo qua, cioè l'amo per il retro perché c'era questa pace. Vabbè, in teoria questa parte di qua non la prendono perché è un altro terreno, quindi speriamo che almeno questa parte si salva, va. Vi aggiorno poi. C'è la gru. Panicana. Sì. Uffa. Amore. Tao? Fai una tartaruga? Vediamo. Wow. Tao? Ah, il serpente! Cos'è, bella? Eh? Cos'è che fa quello, il serpente? Cos'è quello, bella? Mua! Cosa? Ha fatto il serpente. E ha fatto... E mette il coccodile. Ok. Dicciomi il coccodile. Nista. To. Pensavo fosse un glicine e invece è una cosa, è una piantina carina. Che delusione, ero pronta a sentire l'odore del glicine della primavera. Non so se è una giacaranda, sai che in Australia ci sono quelli che si chiamano giacaranda che sono tutte viola. No, non ne avevo assolutamente idea. Comunque buongiorno e buona domenica. Andiamo dagli elefanti, no, a mangiare. Andiamo a mangiare. Vi avevo detto che non sapevo cosa avrei fatto oggi, ma alla fine ho deciso che ci limiteremo a mangiare e a leggere. No, è un po' che voglio venire in questo è un bar, non lo so, perché è la prima volta che ci vengo. Comunque hanno un sacco di libri di seconda mano e l'obiettivo quindi è, oltre a mangiare, arraffare un po' di libri. Questo posto si trova attaccato al santuario, penso sia la stessa proprietà, secondo me, del santuario, uno dei santuari etici degli elefanti di Phuket, il Phuket Elephant Sanctuary per la precisione, o il green questo, no, Elephant Sanctuary, esatto. Quello green è il Fan Sanctuary, è quello di Katu, quello del tizio che hanno arrestato e sbattuto fuori. L'hanno già arrestato? Svizzero. No, non era questo quello dello svizzero. No. Anch'io pensavo, invece la Lina mi ha detto che è quell'altro. Aspetta, perché adesso ci sediamo e raccontiamo questa storia, perché questa qua, cioè in Italia parlano della Ferragni. Ah, ok, no, non ce l'ho. Senti, in Italia parlano solo della Ferragni in questo momento, lo sai. Noi qua parleremo del caso degli elefanti tra un po'. Che bello, ma che posto stupendo, ma è veramente bello, perché è domenica. Prima di parlare di questa cosa, io vorrei un attimo staccare il video e appurarmi che stiamo parlando di quale santuario, perché io sono non convinta questo. Che... No, la Lina mi ha ribadito che non è il Elephant Sanctuary, ma lei mi ha detto il green tipo Pantao, la Yam. No, Chantalet. Ah, è quello che c'è dopo Chantalet. Il blu tree a sinistra. Ah, allora. Il colore quello. Ma però il tizio ha la casa qua a Patrocco. Sì, infatti è quello che ha causato tipo tutta la confusione. Allora, la casa che ti amo.
Ah, ok, allora là vicino alla marina, in linea d'aria. Cos'è successo? Questo qua, che io non ho ancora capito bene, ha preso a calci una Thai, una dottoressa. L'ha presa a calci. Perché questa si è seduta sui gradini di casa sua? Sì, così mi hanno detto. Sì, anch'io ho letto così. Era seduta la sera, ma non sui gradini di casa sua. Attenzione, il dramma è che lui ha costruito dei gradini, lui il proprietario di casa, non lo so, dei gradini appropriandosi di suolo pubblico, come fanno tutti qua in Thailandia, la spiaggia. Erano gradini che andavano alla perché spiaggia. Lui ha proprio la casa sulla spiaggia. Sì. Un milione di baht paga al mese. Come un milione di baht? Mi hanno detto così, poi chiedere. Sono quasi 30.000 euro. Sì. No, quanti sono? 27.000 euro un milione di baht. Queste sono le cifre che mi hanno detto l'ufficio. Per avere dei gradini? Per affittare la casa, perché non era sua. Quindi c'è di mezzo un milione, ma compratene una. Hanno fatto questi gradini sulla spiaggia, la dottoressa era seduta per terra su questi gradini alle 8:30 di sera, mezzanotte, e pare che lui, ci sono anche le telecamere, quindi Certo. Coglione, e se l'abbia presa a calci nella perché schiena. Era seduta lì? Lui e la moglie Thai. Perché lui è di che nazionalità? Svizzero. Ed è il proprietario di questo santuario, che pare però non essere questo santuario, ma quello che c'è là. Fortuna, perché questo deve restare aperto. No, ma è anche l'altro aperto adesso. Sì, ma adesso stanno indagando sull'altro dopo non aver rinnovato il visto allo svizzero. Quindi alla fine lui non gli hanno fatto il visto e l'hanno cacciato fuori. Adesso non so se è nella settimana in cui è. Ma scusa un attimo. In polizia, in galera. Se lui è capace di pagare 1 milione di baht di affitto al mese, è anche capace di pagare un riscatto e stare qua in qualche modo. No, perché ormai è scatenato l'opinione pubblica. Sai perché? Perché l'opinione pubblica, altrimenti trovava qualcuno che gli faceva. L'opinione pubblica è la polizia deve difendere i Thai, lui ha sbagliato, deve essere. Poi aveva già aggredito una persona in passato, ha saltato fuori. Quindi comunque si è scatenato un putifario online. Comunque si era scatenato un putifario. Io non seguo tanto i gruppi di Facebook, però ogni volta che aprivo Facebook, perché poi ho visto anche tipo che una sera tipo tutti i Thai sono andati a sedersi sui suoi gradini apposta per tutti i giorni. Andiamo, è partita la cosa della protesta delle spiagge, questo mi fa piacere. È partita la protesta anche di Lamsing Beach, hai visto? Esatto, hai visto? Che vogliono, c'è stato un gruppo di Thai che l'altro giorno è andato a protestare per togliere le proprietà e avere l'accesso, la strada, che poi sono 4 RAI, non ho capito se è lo stesso proprietario, perché avevo capito prima del Covid che l'avevano comprati quelli del Mandarin, degli alberghi, poi dopo non so cosa sia successo. Comunque ne hanno già fatta riaprire un'altra che aveva l'accesso chiuso vicino a Rawai, non so che spiaggia. Ma è quella, sì, è quella. È quella, una di quelle dove andavo io, che si passava nella giungla in mezzo ai serpenti. E adesso l'hanno fatto riaprire, sì. Quella l'hanno già riaperta. Allora dobbiamo andare a vedere. Quindi questo qua ha scatenato sostanzialmente un... Beh, se fa riaprire le spiagge, che questa è una cosa buona. Però ti insegna tanto, nel senso, qua ovviamente... Ma questo a prescindere, in tutto il mondo, cioè bisogna portare comunque un minimo di rispetto. Magari se una persona entra nella tua proprietà privata gli dici gentilmente di allontanarsi, però... Se una persona si siede sui tuoi gradini è perché, e tu reagisci a calci in culo, è perché c'hai già tu della rabbia tua. Nella faccia non ce l'ha proprio. Non l'ho mai visto. Io l'ho vista nelle foto in questi giorni. Vabbè, niente. Vabbè. Comunque non è questo santuario. Ok, non è questo santuario, venite qui. In questo santuario di Pak Lok, perché ci troviamo a Pak Lok. Esatto. Quindi non ti infervorare. Ma io ho molta fame oggi, è domenica e allora, se magna. Questo? Okay. Ti piacerebbe? Mai. Non c'è. Okay. Il resto non lo so. Vabbè, il joke, il toast all'uovo. Ma guarda, ma scusa, ma questo qua è il toast a forma di micetto. Sì. Ma di cosa stiamo parlando? Questo è il locale più bello della mia vita. Ma secondo me non te lo portano così. Adesso ordino apposta una zuppa di... oddio, come si dice? Corno, di pannocchia. L'altro giorno ho ordinato questo ed era molto buono. Wow. Madonna, posso ordinare? Posso dirgli uno di tutto? Ah, che c'è anche il curry, questo, che buono! Precedente, buonissimo. Ok, prendo questo, poi prendo anche. Però questo chiedegli quanto piccante, perché l'altra volta mi sa che il mio, se ricordo bene, era abbastanza piccante. Ok, sono pronta, accetto la sfida. La pizza pure, vabbè, la pizza io direi che non passo oltre. Fish and chip, chicken sandwich, chicken gyoza, mamma mia che fame. Poppia,
Ah, questa è la zona vegetariana, l'insalata di tofu, il riso con le verdure. Bene, adesso tra un po' vi faremo vedere. Secondo me chiamano pizza 8998 che è chiaramente famosissima, mai sentita. Comunque niente, vi faremo scoprire tra poco che cosa abbiamo ordinato. È arrivato il mangiare solo a me, ma la cosa bella è che ho ordinato il toast a forma di gatto ed è a forma di gatto. Guarda che carina, è pure un gatto ciccione perché c'ha una bella faccia rotonda. E questo qua è il curry con la zuppa di miso, che come stavamo dicendo non piace molto a nessuna delle due, ma pazienza, aspetto che arrivi il suo piatto poi assaggiamo. Evviva! Wow! Assaggiamo? Vuoi assaggiare prima tu? Sì. Vai. Un cucchiaio bello capiente. Un cucchiaio. Un cucchione. Allora, qua, dentro, qua sotto c'è il riso, eh. Bene, bene, bene. La palla di riso. Sembra ottimo, anche se è piccante, però almeno lo mescoli col riso, dai. Top. Ok, assaggio. Tocca a me. Assaggio. Un po' di riso con la frittata. È caldo. Questo comunque bisogna specificare, è il curry giapponese, sì, non giapponese, è quello thailandese. Cotta. Sì, non è per niente piccante. No. No. No, quello che ordiniamo a volte in marina. Però so che quello tu l'hai ordinato, quello del ristorante giapponese, sì, in marina. Sempre. Quello ti pesta, quello che c'ha la bistecchina, sì, di chicken, sì, fritta. Mm-hmm. Quello lì pesta, cioè quello lì veramente ti fa lacrimare. Questo qua è, sì, è un po' spicy, ma ottimo, buono, molto buono. Vengo qua tutti i giorni. È comodo, dietro l'angolo. No? Per te? Per me è un po' scomodo. Gli uffici dall'altra parte di Phuket, praticamente devi attraversare l'isola. Lo vendono anche nelle bustine a tops il curry, così a volte io ci metto dentro i topicchi, topicchi, tobocchi, tobocchi, tobocchi. Sì, anche da Muji ce l'hanno. Da chi? Da Muji, il negozio di arredamento giapponese e di vestiti. Dove? A Phuket c'è sicuramente dentro Central, a Bangkok c'è soltanto di Muji, è il mio negozio preferito. E vendono anche prodotti giapponesi. Ah, ok, ho un motivo per andare al Central. Ah, e il prime burger anche. Vabbè, tu l'hai già mangiato, ma non hai mangiato quello del Central. Ok, prossima tappa Central con il negozio giapponese. È ora di mangiare il gatto perché il curry è finito, non c'è più. Assaggio prima la zuppa o il gatto? Il gatto dentro la zuppa. No, no, ma prima la zuppa. Non dimmi orecchie al gatto. Prima la zuppa. Oddio, è senti, dolcissima. Senti, sta friggendo. No, questa non mi piace, è dolcissima. Sì. Lasciala lì, mangialo e richiamala. È proprio dolce, dolce, dolce. Secondo no? Me quella lì sono quelle nei barattoli del top. Che c'è la cosa di. No, se ci fosse del sale dentro, che senza sale. No. Adesso li chiedo, tipo, se mi danno del sale. Assaggiamo il micio. Assaggiamo il gatto. Vuoi assaggiare un orecchio? No? Non morderei mai un orecchio a un gatto. Questo è proprio buono, un toast con sopra il formaggio. Starò malissimo oggi tra pane e formaggio. Ma è domenica, sto sempre male. Ma il curry era l'unica cosa che potevo mangiare. Questo per me no, però. Proprio buono. Queste non le hai mangiate? Il barabarba, no. Barbabietola? No. Tu? A volte le mangio, ma non è che sto voglia oggi. È
salato. Potresti mettere una zuppa. Ci siamo spostate per la terza volta, adesso siamo... Però guarda, tanti questi gatti, non so ma sono in casa però... No, ma infatti non li compro, però... Scusa, non ero nell'inquadratura. Vabbè, ma non importa, lo stesso. Guarda, tanti libri sui gatti. Anche il poster sui gatti. Anche il poster. Una bella giornata, inizia con caffè e gatti. No, siamo entrate perché c'è un po' più fresco e per ordinare il dolce. Poi giuro che non mangio più fino a stasera, forse. Forse. Cosa? Cioè, scusa, se sapevo, prima facevi un video per YouTube, mi vestivo bene e andavo dal parrucchiere. Ma sei vestita bene? No, vabbè, il parrucchiere sono io la tua parrucchiere. Già ora di fare... Ma quanto ti crescono poi sti capelli? Oh, l'abbiamo appena fatto. Devo comprare il lavatesta. Adesso lo compro. Comunque stai benissimo. Non qual è la liberatoria perché sono vestita da... Non mi dai la liberatoria. Io ti metto lo stesso così poi mi denunci e vengo espatriata anche io. No dai, scherzi a parte. L'ultimo pezzo di questa mangiata da matrimonio. Il cake lava. Guardate. Sì, no, è piccolina. Sì, ma non è giustificabile. Abbiamo comunque mangiato. E niente, mangiamo questa e poi ci vediamo più tardi noi.